Bentrovati, nuova puntata di Scenari Legali. Siamo in compagnia di due amici, avvocati, soci di Dentons. Vi presento Sara Biglieri e l'avvocato Luca De Benedetto. Buongiorno, bentrovati, come state? Bene, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. L'invito è ancora più gradito perché mi consente di congratularmi con Luca, che è appena stato promosso a socio, e con lui siamo 7 soci del nostro Dipartimento di Contenzioso Arbitrato. Quindi un dipartimento che sta assumendo davvero dimensioni importanti. Oggi perché siamo insieme? Perché abbiamo deciso di parlare un po', di chiacchierare della class action. Come molti di coloro i quali ci ascoltano probabilmente sanno, maggio dovrebbe essere il mese in cui la nuova class action dovrebbe entrare in vigore. La riforma è stata approvata 2 anni fa, però fino ad oggi, insomma, siamo stati on hold, come si suol dire. Sara, quali sono le principali differenze tra il regime precedente e quello che dovrebbe entrare appunto in vigore tra pochi giorni? La principalissima differenza è l'ambito di applicazione molto più ampio. Prima la class action era collocata nel codice del consumo, riguardava i rapporti con i consumatori, la responsabilità prodotto difettoso, pratiche commerciali scorrette. Ora è collocata invece nel codice di procedura civile e trova applicazione in relazione a tutti gli illeciti plurioffensivi che vanno a colpire diritti omogenei individuali sia di imprese che di persone fisiche. Quindi la principale novità è data dal fatto che potrà riguardare anche rapporti B2B, vi faccio un esempio, abuso di dipendenza economica, una rete di dealer potrebbe proporre una class action nei confronti di una grande impresa, oppure anche, non so, un illecito ambientale, pensiamo a un grosso inquinamento che vada a incidere su una serie di persone che non sono consumatori, per esempio, che dei proprietari terrieri che si sono trovati danneggiati da un'impresa. Questa, secondo me, è la principale novità in assoluto. Luca, abbiamo ricordato che appunto questa è una nuova normativa, c'è stata una riforma. Quali erano le criticità, diciamo, principali o comunque quelle più rilevanti, quelle che hanno determinato, insomma, l'adozione di questa riforma e che quindi si è cercato di superare con questa nuova legge? Grazie. La principale criticità della vecchia normativa che ci sta per forse salutare era quella relativa ai presupposti di ammissibilità dell'azione, che era determinata dalla sussistenza di diritti individuali omogenei. Questa era la, diciamo, vecchia definizione. Questa definizione però la ritroviamo anche all'interno della nuova normativa, per cui possiamo senz'altro dire che i presupposti di ammissibilità dell'azione sono rimasti identici sia con la vecchia che con la nuova disciplina. A ciò si aggiungano nuovi elementi di complessità all'interno della riforma, perché la vecchia disciplina prevedeva 2 fasi, una di ammissibilità e una di merito, mentre la nuova disciplina prevede 3 fasi, una di ammissibilità e 2 di merito, una sull'AN, come si suol dire, e una sul quantum. Per quanto riguarda la fase sul quantum, è stata introdotta una fase paraconcorsuale all'interno della quale troveremo un rappresentante comune degli aderenti, fa un po' le veci del curatore, che in caso di soccombenza dell'impresa verrà pagato direttamente dalla stessa, e all'interno di questa fase potranno intervenire gli aderenti fino, diciamo, all'ultimo. Non solo, ma potranno, se si riterranno insoddisfatti di quello che gli verrà riconosciuto all'interno di questa terza fase, revocare la loro adesione. Un ultimo elemento di complessità e criticità di questa riforma è dovuto alla pubblicità dell'azione di classe, che con questa riforma è prevista venga introdotta da subito con il ricorso introduttivo.
Chiaro, chiarissimo. Sara, qual è secondo te, o quali sono, insomma, se sono più di uno, i rischi principali, no, che per le imprese implica questa nuova normativa e come le aziende, insomma, si possono organizzare per gestire le novità in arrivo? Il rischio è sicuramente purtroppo più di uno. Il primo è reputazionale. Una pubblicità anticipata, rafforzata, le imprese si dovranno organizzare con una contropubblicità, magari pensando di pubblicare le loro memorie difensive, di dare spazio ai loro argomenti. L'altro grandissimo, grandissimo problema per le aziende è l'impossibilità di valutare il rischio. Con l'adesione tardiva, si lascia aperta una finestra amplissima e quindi le aziende non saranno in grado di valutare la possibile esposizione anche a fini bilancistici. A questo si aggiunga il fatto che per la class action sono previste delle prove rafforzate, un ordine di esibizione rafforzato, prove testimoniali scritte. Le aziende si dovranno necessariamente organizzare in una fase antecedente con ancora meglio, un'organizzazione migliore per raccogliere le prove documentali che dovranno servire per difendersi. Infine, maggiori costi. La class action è più complessa, sono previsti costi di a carico delle imprese e un compenso proporzionale premiale a favore degli avvocati della classe e del rappresentante comune. Quindi sicuramente una complessità, una costosità maggiore. Chiaro. Luca, per concludere, ci sono dei settori che a tuo parere sono maggiormente a rischio nel prossimo futuro? Penso anche, diciamo, a quelle che possono essere o potranno essere le implicazioni della situazione che stiamo vivendo, quindi dell'emergenza legata al Covid-19 e a tutte le situazioni che questa è venuta a creare nei tempi recenti. Facciamo un passo indietro. Diciamo che il banco di prova di questo decennio di vigenza della vecchia disciplina ha visto coinvolti condotte e settori essenzialmente dell'automotive, pensiamo al caso Dieselgate, al settore bancario, assicurativo, i settori e condotte relative a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette, danni da fumo, danni da disservizi dei trasporti e un caso ancora in corso, un utilizzo improprio di dati personali, penso in particolare al caso Facebook, tutte vicende con alterne fortune. Per Sì. quanto riguarda l'attualità della pandemia, possiamo ipotizzare, senza entrare nel merito quello che potrebbe essere l'ammissibilità o meno dell'azione, possiamo ipotizzare senz'altro la possibilità di tentare la strada dell'azione di classe per i casi di inadeguatezza delle strutture sanitarie o di assistenza sanitaria nei confronti di malati di Covid o nell'utilizzo di vaccini che si siano rivelati dannosi per la salute del paziente. Quindi, insomma, si prospetta uno scenario complesso, sarà ovviamente nostro interesse seguire gli sviluppi della cosa. Io ringrazio Sara Biglieri e Luca De Benedetto per essere stati con noi in questa puntata di Scenari Legali così interessante dedicata alla class action. Li saluto e a tutti voi rimando alla nostra prossima puntata. Ciao. Speriamo a presto, Nicola. Ciao. A presto. Ciao, a presto. Grazie.